Prendo atto del fatto che dopo 5 anni il PD si sveglia. Riaprono i centri di espulsione che avevamo aperto noi, che non servivano. Li avevano chiusi, non servono. Ci sono 4 in Italia aperti. Adesso io sento il PD che parla di espulsioni, retate, controlli. Addirittura il ministro retate, Pinotti. Retate sì, mai. Posso addirittura finire? Il ministro Pinotti ha detto che bisogna bloccare i barconi in Libia. In Libia. E quando noi dicevamo possiamo bloccare i barconi in Libia? No, non si può. Hanno dormito per 3 anni Renzi, Alfano, Migliore, il PD. Adesso si sono accorti che forse il problema inizia a essere... E non vale il mal comune mezzo gaudio. Invece di farlo solo ad Abano, a Montichiari, alla Lamezia Terme, ne mandiamo 10 qua, 15 là, 18 là. Il problema è chiudere il rubinetto alla fonte. Ci sono anche però degli esempi positivi. Dai. Invitatelo. Il sindaco di Codogné, un piccolo comune in provincia di Treviso, okay. Dove anche lì il prefetto gli dice dammi la tua ex caserma leghista, che ci piazzo dentro, leghista. Guarda, ovviamente ne parlo perché lo conosco e ci ho parlato insieme, sì. Ennesimo caso come a Cona, come a Bagnoli, come a Montichiari, dammi la caserma che ci piazzo dentro, qual è la richiedenti risposta? Asilo. Lui ha detto sai cosa ci faccio della mia caserma? Con i miei soldi, senza chiederti soldi, faccio una casa di riposo per anziani e una parte la dedico ai carabinieri. Oggi a Codogné, a Treviso, città ospitale, accogliente, nella caserma non c'è il casino di Cona, Conetta, Bagnoli, ma c'è una casa di riposo per anziani. Quindi ospitare i pochissimi che arrivano qua e scappano dalla guerra. Guarda, dalla Siria... Ma come fai a capire che scappa dalla guerra? Perché ci vuole un anno. Trasferisci la frontiera al di là del Mediterraneo, è quello che succederà. Tieni via questa cassetta, Gerardo, ci ritroviamo fra 6 mesi o fra un anno. Sai che cosa succederà? Che i centri di identificazione che decideranno chi ha diritto di essere accolto e chi non ha diritto di essere accolto verranno spostati al di là del Mediterraneo in Nord Africa e poi chi dovrà essere accolto viene qua non col barcone ma con l'aereo e chi invece non scappa da nessuna guerra perché i paesi non sono in guerra non parte neanche, sai che andrà a finire così, lo sappiamo tutti che andrà a finire ci così vorrà tempo, l'Europa ci sta dormendo, l'ONU ci sta dormendo, il governo ci sta dormendo ma andrà a finire così, quindi in Italia l'Europa arrivano non quelli c'è che una scappano sola risposta dalla guerra in questo momento. Posso dire l'Europa ho capito, ma l'Europa chi la qual sta era? Governando qual in questo era? Momento stamattina l'Europa la stanno governando PD e Forza Italia, popolari e socialisti, non lo sto governando né io né lei. Lo sa che la sua amica Le Pen dice ragazzi io se divento presidente della Francia tiro su un muro ma un muro di Berlino a Ventimiglia non faccio arrivare nessuno, cioè non c'è, non è c'è che, già non no, è no, che no. C'è un'Europa a Ventimiglia se mandi la telecamera oggi con i socialisti al potere l'abbiamo visto, non fanno entrare nessuno. Benissimo. Ma non c'è la cattiva Le Pen, ci sono i socialisti come no, in Austria, per dire che la risposta europea voglia vederla perfetto, ma siccome gli altri stati difendono la libertà e l'interesse dei loro cittadini non si capisce perché in Italia invece il problema sia diffondere il problema allora, sul territorio, spargerne un po' qua, un allora, po' là. Io mi aspetto.